Bene, non andate via che fra qualche secondo, un minuto ancora e saremo online tutti quanti. Vi ricordo il nostro indirizzo che è info@saiuz.com per chi volesse scrivere a Saiuz Web TV e Saiuz Web Radio, chi invece per quanto riguarda la web radio vuole contattare il Riccio Incazzato può farlo mandando un'email a riccio.incazzato@saiuz.com e per la trasmissione su Saiuz Web Radio The Rock Band History di Gianluca può contattare Gianluca mandando un'email a gianluca@saiuz.com. Bene, adesso iniziamo subito la trasmissione, siamo già online e mando gli amici in modo da poter presentarli. Bene, ecco noi, siamo tutti in linea ragazzi, buonasera a tutti quanti, qui è il vostro Saiuz che vi chiacchiera, vi sta cercando di chiacchierare anche se non è bravo come Gianluca a fare le presentazioni. Come potete vedere siamo collegati su Skype, abbiamo Michele Antonelli, Maurizio Minardi e Alfredo Storia. Quindi iniziamo questo giro d'Italia di avvenimenti settimanali e passo, per fare subito e per fare presto, la parola a Michele che, dato che il titolo l'ha fatto lui, l'ha creato lui, l'ha inventato lui, l'ha scoperto lui, ci dirà qualche cosa in merito. Michele, ti passo la parola. Grazie mille, buonasera a tutti. Ma bisogna fare una rettifica. Io ho fatto semplicemente il logo. L'idea del titolo è di Maurizio Minardi. È stato lui che chiaramente con la sua lungimirante inventiva è riuscito, tra l'altro c'è il Giro d'Italia, quindi ha visto bene di doppiare un attimino il nome. E quello che vogliamo proporvi sono degli avvenimenti più importanti della settimana che ci hanno accompagnati. E di avvenimenti questa settimana ce ne sono anche tanti. Io faccio semplicemente il cappello, poi cominciamo dal lunedì, che è il primo giorno della settimana. In Italia, con l'appoggio al governo Monti, secondo Berlusconi tutto procede bene. Gli astronomi più credibili dei sondaggisti prevedono per l'anno in corso due eclissi di luna e tre di sole, con annessa apparizioni di due comete invisibili ad occhio nudo, ma concrete perché tangibili. Due ove tassa, piccolo ma necessarie perché, come sostiene il cameriere della Merkel, servono a rafforzare l'Italia, quell'Italia che può farcela. Veniamo a lunedì. Da Mosca è rientrato frettolosamente Berlusconi, ha abbandonato in tutta fretta l'amico Putin e le 20 girls, 20 che l'hanno sollazzato dopo l'investitura a presidente della Repubblica Russa, l'ex agente del KGB o KGB, come volete. Per affrontare a muso duro e con la bava alla bocca l'allenatore del Milan Allegri, al quale pare abbia urlato: mi consenta, ma questo scudetto l'abbiamo buttato. Poi la serata si è conclusa ad Arcore, con i fedelissimi, ha discusso della sberla elettorale ricevuta, che ha lasciato un gran brutto segno. Questo commentino lo lascio a un attimino a Maurizio, questo avvenimento Salta del l'ora, se mi lunedì. chiede. Salta Prego, a te la il coso, parola, parlate. Maurizio. Se Vai, c'è audio. poi. Maurizio? Sì, non c'è Maurizio. audio. Non sento Michele. Ah, non senti Michele? Come fai a non sentirlo? Sentiamo qua. Devo ripetere, è l'avvenimento di lunedì, Maurizio. Questo è il bello della diretta, signori. Sì, lunedì abbiamo saputo che il Cavaliere è tornato incazzatissimo per due motivi. Ha dovuto smettere il festino che pare si tenesse in questa taiga russa, no? Per correre a Milano, strapazzare Allegri perché ha perso lo scudetto. E poi c'è stato il problema della sberla che ha preso, che non è di facile soluzione. Se non l'avete visto in questi giorni, è di uno smorto, di uno slavato incredibile. Sembrano le lenzuola che ha lavato mia moglie oggi, tirato come non so che cosa. Il problema è tutto di Berlusconi e di tutto quello che le ruota attorno. Se vuoi passare a martedì, c'è il movimento dei grillini. Te lo lascio.
Beh, possiamo passare a martedì allora. Martedì è stato un vero boom elettorale, quello del movimento dei grillini. Un'avanzata che non è piaciuta a nessuno, nemmeno a Napolitano, che ha replicato all'ex comico, sottolineiamo ex comico, perché adesso i comici sono quelli che ci governano. L'unico boom che ricordo è quello economico degli anni 60. C'è da ricordare che Grillo si attesta fra i più ricchi d'Italia, anche in fatto di denaro, appena sotto Berlusconi e Pinuccia Prada, infatti denuncia 5 milioni di euro all'anno. Al di là di questa battuta, Maurizio, il test elettorale, no? Che poi tra l'altro c'è quell'altro avvenimento importante che probabilmente è passato inosservato o volutamente è passato inosservato, del referendum che si è tenuto in Sardegna per l'indipendenza della Sardegna. Ecco, ti lascio la parola per un commento su questo avvenimento. In Sardegna c'è stato un referendum per ricalcolare i compensi dei parlamentari che governano la Sicilia e di altre alcune cose. La Sicilia è la Sardegna, perdone. La Sardegna sta vivendo un momento drammatico perché ci sono i miei amici pastori che non se la passano bene, chiedono qualcosa e nessuno fa niente per toglierli dal buco dove si sono ficcati. Con questi risultati pare, almeno lo dicevano alcuni esperti politici sardi oggi, avrebbero la possibilità di rivendicare l'indipendenza, però l'indipendenza costerebbe al governo di Roma qualcosa come 10 miliardi di euro, sotto forma di rimborso per coprire non so quali, perché non sono state spiegate bene quale voci, hai capito? E poi niente, c'era la giornata di oggi, che è una giornata drammatica, no? A Milano hanno menato due spittori di Equitalia, io sono dalla parte di chi li ha menati, no? E poi niente, è successo questo grossissimo pestaggio ingiustificato a Roma, a Napoli, perché lì c'è una marea di disoccupati che non possono pagare le tasse della luce e del gas, no? Però come sempre interviene la polizia che manganella chi protesta. Per me questo è un grosso errore, un grosso sbaglio. Poi c'è più che un errore è un modo attuale. Non ti sento bene dello Stato. Alfredo sei arrivato male, chiediamo scusa a tutti gli amici male, perché ci sono dei problemi anche tecnici voi, che si risolveranno man mano. Però dicevi qualcosa, Alfredo? No, dicevo che ormai è diventato il comportamento abituale della polizia. Ah, quello è vero. Come viviamo in uno stato fascista, mi sembra che tutto collimi alla perfezione. Beh, direi, scusate se intervengo, un attimino per riprendere. Poi arriviamo a venerdì, adesso noi siamo un attimino a martedì, perché perché i fatti accaduti venerdì sono anche parte in conseguenza di quello che è accaduto con le elezioni che ci sono state, diciamo per alcuni comuni italiani. E va da sé che ha vinto poi dal punto di vista, se vogliamo, dei consensi e del dissenso soprattutto, vince con maggioranza assoluta l'astensionismo, no? Che oramai ha raggiunto livelli incredibili. E chiaramente chi ha raccolto di più, secondo me, rispetto poi in termini percentuali, è stato il Movimento 5 Stelle di Grillo, perché si pone appena subito dopo gli astenuti. I veri perdenti di questo test, io chiamo un test elettorale, viene proprio dai partiti, l'hanno perso tutti i partiti, dal PD al PDL, poi PDL, Lega, addirittura la stangata è arrivata a micidiale. Ma quello che diciamo va sottolineato, e che io continuo a dire ormai da qualche mese, no? Il peggio deve ancora arrivare, perché diciamo rispetto a questo, diciamo, a quello che sono i risultati di queste mini elezioni, vi è il malcontento, perché non è che l'italiano non vuol fare i sacrifici, non è vero che il pensionato gli toglie i soldi e si incavola, perché, ma è perché si toglie i soldi a chi è facile prenderli, perché il pensionato è facile prenderli, non è che lui ha un datore di lavoro a cui può dire mi devi dare di più, mi astengo da lavorare.
quello ti dice lo Stato e quello ti dà. Se decide di toglierti 100 euro, te li togli e ciccia, è fine della storia. E va da sé che questa ingiustizia sociale, che poi porta all'arricchimento incredibile di 3.000 personaggi, cose che abbiamo anche con l'amico Maurizio, che noi pubblichiamo adesso abbastanza costantemente sul nuovo sito, che è cartacanta.zeroitalia.it, ecco, se qualcuno volesse dilettarsi va lì, vede, diciamo, un po' più approfonditi tutti gli argomenti che stiamo trattando oggi. È chiaro che tutto questo malcontento viene proprio da una radice dell'ingiustizia, perché l'ingiustizia che c'è in Italia, che non è un fatto solo morale, forse un fatto solo morale, ma poi siamo tutti grassi, vabbè, qualcuno si è messo in tasca dei soldi, ma nessuno muore di fame, ci sta pure. La verità è che siamo arrivati ad un punto veramente pericoloso. Io dico pericoloso perché poi i fatti accaduti oggi sono il riscontro, e che siamo arrivati al punto che chi ruba, e rubava anche 30, 50 anni fa, perché anche 5 anni fa era la stessa cosa, solo che l'economia era completamente diversa, sta succedendo che la gente arriva alla fame e comincia a spararne le gambe. Perché chi dovrebbe pagarle, le tasse, e io continuo a ripetere che il debito pubblico non lo creano le aziende private o i privati. Questi la provocano, il disavanzo, perché evadono le tasse, ma il grosso della spesa pubblica sono i dipendenti statali, e come tali, dipendenti statali, io ci metto dentro partiti politici, la pubblica amministrazione, con tutti i carrozzoni, associazioni, il finanziamento pubblico all'editoria, ai partiti, e tutti i dipendenti anche dell'Agenzia delle Entrate, perché se voi entrate in un'Agenzia delle Entrate ci sono 3 persone allo sportello e 10 dietro che non si sa cosa fanno. Date all'INPS la stessa cosa, quindi c'è una marea di gente che prende i soldi indebitamente, che sono quelli che poi ci portano il PIL dove è, voglio dire. E per cui noi abbiamo un disavanzo alto perché abbiamo una spesa elevatissima, ma non sono solo i politici, attenzione, è tutto l'apparato statale, tutto. Quindi, perché, voglio dire, gli unici che stanno bene oggi sono quelli che lavorano con lo Stato, perché i privati sono alla fame, invece lo Stato lo stipendio lo prendono tutti i mesi, poco, tanto che sia, lo prendono. Ecco, qui vorrei sentire il vostro intervento in merito a questo. No? Ma se posso intervenire? Se posso intervenire un attimo, cioè, vedi, io non credo il fatto di sparare sempre addosso agli statali o soprattutto ai lavoratori statali. È un sviare un po' il problema della situazione, perché il problema non sono i dipendenti, il problema sono le persone che sono lì a dirigere, cioè dai politici fino ai dirigenti aziendali che ci sono nello Stato. Perché è facile dire spariamo addosso alla Croce Rossa, insomma, perché sono dipendenti anche loro, quindi sono persone che sono lì a lavorare. Poi ovviamente all'interno dei dipendenti che li trovi sia diciamo nello Stato come nelle aziende private ci possono essere le famose mele marce, ce ne saranno parecchie, forse nello Stato appunto perché non essendoci dirigenti che sono peggio dei lavoratori, ci sarà qualcosa di sbagliato maggiore rispetto al privato, però non ti garantisco, perché io sono stato sia dipendente statale una volta sia dipendente privato, quindi, e vedo che le cose comunque non sono cambiate totalmente, perché abbiamo una marea di dirigenti che guadagnano una nostra fottia di soldi, di stipendi. Nell'azienda dove lavoro gli stipendi sono aumentati del 300% da quello che mi risulta, perché sono andato a vedere le tabelle del sindacato dei dirigenti, ma non solo, ma sono aumentati anche i dirigenti, cioè da quando siamo privati come azienda sono aumentati i dirigenti che erano molto meno quando eravamo statali, non so se avete l'idea. Quindi sì, non è questo. Il marcio sta dove? Sta nella politica, non nella politica in se stessa, ma nei politicanti, cioè in quella gente che vuole garantire uno stato di cose per mettere la gente l'uno contro l'altro e loro fare i cavoli loro, cioè mangiare e spolparci vivi. Adesso sì, siamo arrivati alla frutta e quindi difficile. Se mi permetti Seuz, c'è un particolare che ti sfugge, sono i numeri. Il 70%
del debito pubblico è dovuto al mantenimento della struttura. Come tale, è chiaro che ci sono i super manager, abbiamo affrontato anche questo discorso, ma non è quello che solo quello che causa il 60%, forse più, è la struttura pesante. In un ufficio dovrebbero lavorare 5, ce ne sono 20, cioè ci sono degli esuberi spaventosi. Chiaro che se li licenzi poi si trovi altri disoccupati sulla strada. Scusami, ma questi però stanno prendendo soldi. Fermati, però non dipende dal dipendente, dipende dall'apparato che non funziona bene, è diverso. Beh, ma ascolta, che dipende da che dipenda, siamo arrivati al nocciolo, non possiamo permetterci di tenere 20 persone in ufficio, e qualcosa bisognerà pur fare, no? Certo, bisogna che vengano rimessi in gioco i lavoratori in esubero, a poter far fare qualche altra cosa, perché il discorso, fin quando ne avremo un apparato marcio, ovviamente ti troverai con uffici di 20 persone quando ne basterebbero 5, perché a loro conviene così. Ma conviene solo alla persona, perché alla persona vuole andare a lavorare, guadagnarsi lo stipendio per vivere, perché poi del resto non è che il dipendente guadagna una cifra enorme. Tu vai a vedere le cifre che guadagnano i dirigenti, che è lì che bisogna cominciare a battere. Poi bisogna battere tutta una certa struttura e una mentalità che esiste. Ma sì, però il discorso deve partire in maniera diversa. Se noi continuiamo a dire che questi prendono lo stipendio basso mentre i dirigenti lo pigliano alto, tutto rimane com'è, il debito pubblico è alto, il privato che poi non ha nessuna garanzia, perché uno oggi fa il precario in mezzo a una strada, quello non lo tutela nessuno. Invece chi si piglia anche uno stipendio misero è tutelato, commissione interna, sindacato, i dipendenti oggi, i dipendenti quelli a contratto indeterminato, soprattutto quelli statali, sono intoccabili. Allora, innanzitutto l'articolo 18 va esteso a tutti, dipendenti statali e non statali. Poi contemporaneamente, se non addirittura a monte prima, falciare tutti i super manager, tutta quella gente che è chiaro che è altri soldi, ma se tu tutto questo insieme, allora per giustificare che il dipendente statale si trova in mezzo alla strada, poi dice colpa di quelli dei super manager che pigliano stipendi alti, ma per me è la stessa cosa, perché alla fine non è così. Il 60% del debito ce l'abbiamo lo stesso. Sì, non è così, perché se noi non cambiamo tutta la struttura, cioè non è che è molto semplice dire ok, buttiamo in mezzo alla strada il 30% dei dipendenti che sono in più, è molto semplice, ma avremo sempre i politici e i dirigenti che sono marci e ci ritroveremo sempre nelle stesse condizioni, perché risparmiamo il 30%, licenziati anche loro assieme tutti, cioè forse non abbiamo capito. Allora incominciamo dai politici. Allora, è da lì che bisogna iniziare, capito? Comincia dalle presidenze degli enti pubblici. Il presidente dell'INPS che piglia, non lo so, credo che prenda sui 500.000, 600.000 euro all'anno, non serve scusate la volgarità, non serve un cazzo. Perché 500.000 euro per un individuo che non fa nulla, perché tratta una carica anche politica, perché poi chi lo decide al presidente dell'INPS è dietro lo Stato, quindi persone inutili. Quello non fa neanche un conto, non so che cosa stia lì a fare. Tra l'altro non ho mai capito, l'ho chiesto tante volte anche attraverso i blog, nessuno mi ha dato una risposta che cosa fa un presidente dell'INPS o che cosa fa il presidente dell'INAIL o il presidente della FIMMECAI, è oggetto di... A cosa serve? A niente. Non servono a niente, perché chi lavora veramente sono quelli che stanno sotto. Allora, degli statali, io ti salvo tutti quelli che lavorano allo sportello, perché sono quelli che ci mettono la faccia, perché tutto il giorno a sentirsi lamentele, balle varie. Quelli li aumenterei anche lo stipendio, scusami, licenzi 4, gliene dai un pezzettino o uno di questi e il resto lo mettiamo in cassa, perché così saniamo il debito pubblico. Su questo argomento io vorrei sentire gentilmente sia Maurizio e anche Alfredo, Riccio. Mi passo la parola. Chiedo scusa, prima di prendere la parola voglio ricordare a tutti gli amici che ci stanno guardando in questo momento, che stanno seguendo la seconda diretta del Giro d'Italia di avvenimenti settimanali. Una chiacchierata con Michele Antonelli, Maurizio Minardi, Alfredo Stori, il sottoscritto che non vedete perché non vado in video, per problemi. Sentirete sempre una voce, diciamo, fuori campo, si suol dire, no?
Manca Gianluca questa sera per problemi tecnici. Allora, iniziamo con Maurizio. Anzi, Iniziamo con Alfredo, sentiamo Alfredo. iniziamo con Alfredo, che fino a questo momento è stato taciturno, quindi vorrei sentire la sua voce. Io purtroppo di queste cose particolari non è che me ne intenda molto. Il problema è quello del divario, il problema del divario è quello che fa scatenare le rivoluzioni, non c'è niente da fare. Stavo pensando quando voi parlavate di questo divario e di questo totale disprezzo, tipo quello che, se non erro, Monti ha detto dei suicidi, non me ne frega un accidente, e se ne è lavato le mani, è questa totale diversificazione tra il potere e lo Stato, tra il potere dello Stato e il popolo. Quindi è più un discorso di scienze politiche, a me sembra. Mi fa venire in mente un pochino la Rivoluzione francese. Non ho una cultura storica, anche se il mio nome farebbe pensare alla passione verso i libri di storia, ma il problema della Rivoluzione francese sembra che venga delineato da queste parole. Nacque proprio dalla diversificazione totale tra chi aveva i soldi e chi non l'aveva, con in mezzo la Chiesa che cercava, dando manforte al potere, di convincere i poveri o il popolo che tutto questo era un volere di Dio. Questo è il mio pensiero, cioè è questa schifosa situazione in cui solamente i soldi del popolo vengono toccati, mentre i soldi di chi ha il potere vengono accresciuti in continuazione, è una cosa da. E in più con l'intervento della polizia, che è una cosa allucinante, una cosa da Stato dell'America Latina, e forse anche là in America Latina qualcosa è cambiato. Questo è il mio pensiero. Maurizio. Posso aggiungere io, caro Michele, che secondo me il debito pubblico non è solamente per il grande numero di dipendenti statali che abbiamo. Questo è vero, insomma, no? Però il debito pubblico viene accumulato anche dalle prestazioni ospedaliere, no? Posso fare un esempio concreto? Allora io l'anno scorso, in virtù della mia età, ho dovuto fare la cataratta e cambiare il cristallino perché non ci vedevo più niente, d'accordo? Sai quante visite specialistiche ho fatto nel giro di 3 mesi? No? Tutte identico, tutte ripetute a distanza di 10-15 giorni. Allora la prima visita che ho effettuato, clinica di Ponte San Pietro, no? Gruppo Ligresti. Faccio tutti gli esamini che durano un quarto d'ora, 20 minuti. C'è questa bravissima dottoressa statunitense che mi dice: bene, da domani lei può essere operato. Dopo mezz'ora arriva un medico e fa: no, guarda che da domani dobbiamo rifare tutti gli esami. Io gli stessi esami, Michele, li ho qui a casa, di cartaceo solamente, come peso volgare, ci saranno 3 kg di visualizzazioni della retina. Quanto sono costato lo Stato? Il Ligresti quanto ci ha lucrato? No? Perché questa è una clinica privata che poi funziona come ospedale comunale. Quindi una semplice operazione agli occhi che ti dura non più di quarto d'ora, 7-10 minuti, no? Il resto del tempo, 4 ore, è dato dalla preparazione. Cioè, tu stai in una stanzetta, stai lì, ti fanno due iniezioni, ti danno un rincoglionimento generale e arrivederci. Questo è una somma che è incredibile, è incredibile. Qui è lo Stato che deve pagare, che non siamo noi. Oggi non c'è più, non c'è più limite. Uno, qualunque cosa, va all'ospedale e vuole essere ricoverato.
Quindi questo, insieme a tante altre voci, sono quelli che non fanno altro che accrescere il debito pubblico. Chiedo come mai il Comune di Roma elargisce 20.000 euro all'anno a ogni famiglia di zingari che sono residenti perché si devono integrare, no? Quanti di questi si sono integrati? Nessuno. Ora tu pensa, io ho una vicina poveretta che ha lavorato 40 anni alla radice, no? Dall'Imagna, era il telai quando la gente lavorava 46 ore, 48 ore o 52 ore alla settimana, non mi ricordo, perché io quando ho cominciato a lavorare in Rizzoli a Milano, l'ultimo turno, se facevo la notte, finiva alle 6 del mattino, ma di domenica, mentre gli altri andavano all'idrostallo, io andavo a letto a dormire. Bene, questa donna che la persona prende 480 euro al mese, no? Voglio dire, prende meno di uno zingaro che viene mantenuto dallo Stato, che non ha portato nessun beneficio. Anche questo rientra in quello che è il debito pubblico. Il debito pubblico è dato anche dallo stipendio dei manager italiani, su questo ha perfettamente ragione. Il dottor Moretti, che è il presidente delle Ferrovie Italiane, mi pare, se non vado errato, prende o 4 milioni e mezzo o 6 milioni e mezzo di euro all'anno per fare arrivare in orario la Freccia Rossa, ma non il coso, il treno dei pendolari. Attenzione, le ferrovie dello Stato hanno il maggior gettito che è dato dal pendolarismo, non da quelli che prendono la Freccia Rossa che vanno a Roma o vanno da un'altra parte. Quindi io abito in una zona dove le ferrovie sono disastrate, dove mia moglie fa la pendolare tutti i giorni da Bonate sopra a Bergamo, no? Se ti va bene, quando il treno viene annullato, no? Ti dice l'altoparlante, dopo tre ore di ritardo, no, il treno delle 19:23 è stato annullato, prendete quello delle 20:45, no? Hai capito? Anche questo, lo stipendio del signor Moretti, no? Serve a aumentare il debito pubblico. Il debito pubblico è fatto da tantissime altre voci. Anche il doppio stipendio che prendono i magistrati per rallentare quella che è la giustizia in italiano, in Italia. Oggi è avvenuto che dalla Francia stanno scappando i più ricchi, cioè quelli che hanno il malloppo, quelli che hanno il grisbi. Scappano dove? In Svizzera, in Olanda o in Inghilterra? Perché il nuovo presidente ha detto che metterà delle tasse del 75% su chi guadagna più di 1 milione di euro l'anno. E lì è già cominciata la fuga. Chi rimane, storie, rimangono i poveri, i disgraziati, i pensionati come me, che noi siamo il banco del nostro governo. La cassa per un povero pensionato, io ci ho messo una vita, io ho fatto il fotografo, poi quando mi hanno fatto fare il precario, che avevo 46 anni, ho fatto l'emigrante, sono andato in Arabia a farmi rompere il culo dagli arabi, va bene? Io ho una casa che ho sudato a comprarmi, ma ho sudato parecchio, e la mia casa, come la tua casa, quella del banchiere, tanti anni, non è altro che il bancomat a cui prelevare dei denari per non si sa quale spese, perché a un certo momento anche quel cretino che ha preceduto Monti, no? Mi dice il debito pubblico lo risaneremo entro nel 2020, ma com'è possibile risanare di milioni di euro in un brevissimo tempo quando non ci sono entrate? Poi ammesso anche che riusciamo a neutralizzare questo debito che ci portiamo adesso dietro da una vita, come faremo a contenerlo? Bene, Maurizio, scusa se ti interrompo, no? Volevo introdurre proprio a questo proposito, questo lo inserirei un po' tutte le settimane, io faccio un attimino la scheda di questi personaggi, perché molta gente non li conosce e sono persone che poi sono dei manager pubblici rispetto a quelli che gli stanno sotto. Qui vengo incontro a quello che dicevi tu, Saiuz. Faccio un cappello, i personaggi ne ho scelti due sta settimana. Il primo è il ragioniere generale dello Stato, Mario Canzio, ragioniere, non è un dottore, ragioniere della ragioneria generale. Allora, della ragioneria generale, voglio dire, questo personaggio, che non ho ancora capito che cosa facciano, perché poi ragioniere generale, percepisce 562.331,86 euro all'anno, una cifra che secondo me è pazzesca, se ci pensate bene è una cifra
incredibile per uno che fa, deve fare il ragioniere, no? Voglio dire, no? Il ragioniere lo fa... Prego. Scusa un attimo, guarda che è di poco inferiore allo stipendio che prende, lì, come si chiamano, lo stenografo che c'ha il Parlamento. Ma arriviamo anche a questi, Maurizio, arriviamo a tutta sta gente. No, il pianista che ha Montecitorio prende qualcosa di 320 mila euro l'anno. Quando a un certo momento la stenografia, da quanto mi risulta, non esiste più da 4 a 50 anni. Ma volete sapere un'altra distonia che ho riscontrato, avendolo fatto anch'io poi tra l'altro per il comune che lavoro? Abbiamo fatto il censimento la rilevazione del censimento del 2011. I precari che hanno contribuito, che praticamente il censimento l'hanno fatto, abbiamo fatto noi, voglio dire, mi ci metto perché l'ho fatto anch'io, girando casa per casa, facendo i rilevamenti, e poi addirittura non solo questo, inserendo noi direttamente i dati sul computer che arrivano poi sul cervellone centrale dell'Istat. Bene, tutto questo lavoro l'abbiamo fatto noi, no? Bene, sono passati 5 mesi e ancora non ci hanno dato un euro, cioè non ci hanno ancora pagati. Tra l'altro è successa una mezza ribellione a Milano, perché lì addirittura la situazione è più drammatica, vuol dire, noi qui eravamo 5 rilevatori, pensate a Milano, una cosa incredibile. Il presidente dell'Istat, Giovannini, si chiama Giovannini, che sicuramente non pagherà un euro per la macchina di rappresentanza che ha a disposizione, si lamenta di non aver ricevuto il suo lavoro stipendio, e cioè 270.000 euro all'anno, che fanno, diviso 12, 22.500 euro all'anno, presidente dell'Istat. Ma che fa il presidente dell'Istat? È una carica pubblica, non serve a niente. Noi buttiamo via 270.000 euro all'anno per una persona incapace, che nessuno conosce, che non serve a niente, perché siccome sei sotto, non è come un'azienda privata dove il presidente di soldi è l'azionista di maggioranza, no? È colui che ha fatto l'azienda. Questo si ritrova per amicizie politiche, si ritrova lì su una poltrona, non tutto il giorno, perché non ci sarà mai una cosa da fare, ma cosa fa? Ci sono già gli analisti finanziari, gli statistici, che fanno il lavoro. Questo non serve a niente, perché poi, essendo una società dello Stato, i consigli di amministrazione di queste società durano 2 minuti, non dura niente, perché non c'è niente da discutere. Cioè, questi fanno le evasioni tutto l'anno, e c'è tutto un lavoro tecnico che io riconosco a chi lo fa, perché credetemi, non è una cosa semplice. Ma il presidente dell'Istat, Giovannini, chissà sotto, segretario, tutta, c'è uno strato che prende quanto prendono in 5 persone, quanto prende tutto l'Istat. I precari che usano e pagano. Dopo 5 mesi non abbiamo visto un euro. Beh, abbiamo lavorato 4 mesi senza prendere un euro, ci pagheranno. E comunque la lasciamo perdere, questo è un altro discorso. Bene, scusa un attimo, posso interrompere un attimo? Questo, la stessa cosa poi succede a... Prego. E guarda che c'hai dei grossissimi disturbi sull'auto, io ti sento tutto spezzettato. Comunque volevo dire, noi stiamo facendo della retorica, ma soprattutto il nuovo governo dice che bisogna... Lo sai, Uzzo, tu che sei speciale? Guerra agli sprechi, non bisogna sprecare. E allora, per non sprecare, no? Mercoledì a Firenze c'è stata una riunione, un vertice politico-economico inventato da quel... A me piace moltissimo Renzi, no? E allora, siccome ha partecipato anche il nostro presidente Monti, per andare a Firenze c'era un corteo di 14 automobili a seguito più una Ferrari. Tu mi puoi spiegare perché ci deve essere anche una Ferrari che accompagna Monti a un congresso politico? Quante decine di migliaia di euro hanno speso solamente in benzina, no? Escludiamo il coso pedaggio autostradale, perché lì ci girano tutti gratis, no? Ma ti sembra giusto che per accompagnare una sola persona... Prego? Non si sente, ragazzi. C'è una vignetta che hanno fatto oggi su Facebook, in cui fanno il confronto, non so se l'avete vista, in cui fanno il confronto tra il sindaco di Londra, il sindaco di Parigi, se non erro, e un qualsiasi sindaco
italiano, il sindaco di Londra va a lavorare in bicicletta, quello di Parigi va in autobus, il sindaco di una città qualsiasi fa quello che stava dicendo adesso. C'è la fila di macchine che lo accompagnano tra personali, polizia e roba varia. Questa è la situazione. Aveva 14 automobili per un presidente di Monti, mi sembrano esagerate. 14, io di questi cortei di automobili, tutte uguali, ne ho visti niente. No? Quando il presidente, quello che hanno detronizzato qualche mese fa, Sala, usciva dal suo palazzo e siccome aveva paura che le facessero la pelle, uscivano 18 automobili, erano 18 Mercedes. Tutte uguali, tutte senza targa. Tra una Mercedes e l'altra c'era un Toyota con su una mitragliatrice. Quindi il probabile attentatore a questo punto era disorientato, non sapeva quale macchina sparare. No, questo per dire che le esagerazioni ci sono da tutte le parti, ma mi sembra strano e non l'accetto che in una nazione come l'Italia, a un certo momento, il Monti debba andare da Roma a Firenze scortato da 14 automobili e una Ferrari. A questo punto ciappava l'elicottero, costava di meno, arrivava prima. Vai Antonelli, sei tu il capo. A me mi viene in mente veramente semplicemente una cosa, un po' come un attimino tanto per tornare su questi argomenti, no? Che la stampa ufficiale sembra che ci vada giù molle, proprio molle, anche perché sembra che non gliene freghi niente. Poi se tu vedi anche il fatto che è successo a Ansaldo, che hanno cercato l'attentato lì al manager lì dell'Ansaldo, sono tutti pronti a manifestare la propria condanna per il vile gesto, tutti. No, come se tutti noi cittadini fossimo felici che sta succedendo tutto questo, no? Ma i primi a cantare sono sempre i politici, le istituzioni, la Chiesa Cattolica. Vedi, quello che fa specie, No, ma quello scusa, che fa finisco e specie a poi ti lascio seguito la parola. della rivendicazione di questo attentato è che hanno detto, hanno dichiarato per iscritto che sono pronti a fare altre 9, no? E quindi il signor Napoletano deve entrare un tiro in campana perché ha detto così, che lo Stato italiano rifiuta questa cosa. Probabilmente andiamo incontro a un altro periodo molto buio e molto scuro. Non dato solamente da questi signori che gambizzano questo strano soggetto perché lo ritengono responsabile di aver affermato che quello che è avvenuto a Fukushima non è così esagerato come vogliono far credere. Comunque il problema probabilmente è un altro. Il problema è che qui questo Stato ormai è semi-agonizzante. Se a un certo momento saltano fuori ancora questa forma di terrorismo, fra 6 mesi siamo tutti in ginocchio. Sai. Ma Sì. scusa che qui guarda che abbiamo dei grossissimi problemi di ricezione, almeno io sento e Alfredo e Michele spezzettati, non riesco a seguire completamente quello che dicono. Tolto, tolto.
non sono andati in linea. Ecco, volevo dire. No, no, insomma, tutti hanno vinto. Cioè, bisognerebbe che noi facessimo lo sciopero del voto, cioè non andare a votare. Alle prossime elezioni si va a votare, si vota a scheda bianca tutti quanti. Voglio vedere che cosa fanno quei partiti, bisognerebbe che ci fosse il 70-80% di votanti, tutte schede bianche. Cioè, questa è la massima rivoluzione che possiamo fare, perché poi tutte quelle altre che fanno, che usano la violenza, non troveranno mai il mio accordo, perché io abolisco, cioè, per me la violenza è un qualcosa che è gratuita, cioè serve a poco. Ti sfoghi in quel momento, ma non hai risolto il problema. Dobbiamo trovare un qualcosa che risolva il problema maggiormente. Scusatemi se sono intervenuto, insomma, volevo dire questa cosa. Michele, allora? Ecco, no, riprendiamo un attimino il discorso di... perché gli avvenimenti della settimana sono stati abbastanza pesanti. Io vorrei tornare... vorrei ritornare un attimino sul personaggio, no? Che qualcuno prima mi ha detto, sì, forse Alfredo, che avevi accennato al fatto dello sprezzo che Monti ha dimostrato verso questi suicidi, che effettivamente sono un campanello d'allarme pericolosissimo. Io avevo fatto anche un articolo sul blog, proprio che mi rivolgevo a lui, diciamo tirandolo un attimino per la giacchetta, voglio dire, per capire che cosa sta succedendo, no? E che cosa vogliono fare loro perché si fermi questa situazione. Voglio dire, i governi passati, scusate, sono poi... ma qui non si sente un cavolo di niente. Io personalmente non riesco a seguire Michele, no, sento solamente timbrati. Prego. Io sento, sto sentendo. Io assolutamente, e Alfredo e il Michele, io li sento spezzettati. Capisco una parola su tre. Proseguo, vediamo un po' se riusciamo, se sistemano questi problemi tecnici. Probabilmente la banda, può darsi che magari sia un problema di banda, ma io proseguo dicendo che la colpa, innanzitutto è chiaro che Monti è l'ultimo arrivato, no? È quello che ci sta dando la batosta finale, ci sta dando la... e hanno scelto probabilmente la persona più che poteva fare proprio questo, è la persona più cinica del mondo, è un cinico, quindi è una persona senza cuore, non ha un'anima, perché ha ragione Crozza quando lo definisce un robot. I responsabili comunque che hanno avuto la grossa responsabilità sono tutti i governi che sono venuti prima, e tutti, non ce n'è uno che si salva. Soprattutto io la colpa la do alla vecchia democrazia, alla prima repubblica, chiamiamo la cosiddetta prima repubblica, che tanto è la stessa che c'è oggi, è la colpa della Democrazia Cristiana, che è stata la causa, assieme alla Chiesa Cattolica, di questo sfascio politico, uno sfascio politico, perché la colpa poi indirettamente è anche nostra, attenzione, perché la colpa è nostra, perché abbiamo sempre dato il voto in funzione di quello che ci poteva tornare, che il tornaconto. Le classi non è che si sono create da sole. Le classi le abbiamo create noi, perché aderendo a un certo modo di far politica o di classificare, diciamo, chi ci sta vicino, abbiamo fatto gli interessi nostri, cioè di quelli che la pensavano come me, che eravamo magari 10 di qua, 30 di là, 50 da un'altra parte. È chiaro che questo ha frammentato, no? Ognuno pensa a sé. In Italia purtroppo non c'è una coscienza civica. Noi non abbiamo una coscienza civica, perché se prendete i tedeschi che sono inquadrati, avranno mille difetti, ma quando si tratta di imboccarsi le maniche, loro, i super manager, non ce li hanno. E se ce li hanno, li impiccano il giorno dopo, li impiccano, non è che aspettano 5 minuti. Noi invece abbiamo ratificata la Chiesa Cattolica, che tra l'altro voglio un attimino affrontare questo argomento, perché ultimamente questo figlio di Bonadonna di nome Bagnasco, no? che invece di fare il prete fa il politico, perché è il politico, no? è il padrone, praticamente è il padrone di Casini, no? È quello che dice a Casini il burattino che si muove tutte le volte che Bagnasco esce, no? Questo qua dà sentenze, spara sentenze a tutta destra e a sinistra. Questo è un altro personaggio che vive alle spalle di noi italiani, attenzione, che se lo pagasse la Città del Vaticano sono affari loro, non ne fregherebbe niente, ma siccome poi Città del Vaticano è a Roma, è all'interno, è tutto un bel pasticcio. Cioè, questo personaggio è il frutto del nostro modo di pensare, perché voglio dire,
una persona, diciamo come Monti, no? Che si permette di dire quello che ha detto Alfredo, e sono d'accordissimo con te, con quel cinismo, è una persona che, nonostante la crisi, voglio dire, allora do ragione a Beppe Grillo quando dice: questi qui vi stanno prendendo per il culo, perché il sistema migliore sarebbe, come disse una volta anche la Lega Nord, comunque non torniamo, diamo a Cesare anche quel che è di Cesare, torniamo alla vecchia lira, la svalutiamo anche del 40%, però noi dopo, quando andiamo a fare lì l'export, noi non c'è nessuno che ci ferma, lo mettiamo in quel posto, glielo mettiamo anche alla Germania, perché poi tra l'altro siamo anche bravi noi a lavorare. Quindi vorrei sentire un attimino anche il vostro parere su questa cosa. A te Alfredo. Don Alfredo. Alfredo. Michele, io non ho sentito una massa di quello che hai detto. Quindi dovrei interpretare cosa ci hai raccontato. Non ho sentito assolutamente niente. Non è che hai dei problemi di microfono? No, ma io vi sento, non so, vi sento bene tutti e tre. Scusatemi. Lui sente bene tutti. Siamo vi sento bene tutti e tre, vi sento bene. Ho capito, ma Maurizio, stavo dicendo, vediamo se riuscite, se riesce a sentire. Si interrompe. Su Beppe Grillo, che aveva proposto il ritorno alla lira con la anche con la svalutazione di un 40% e con un grosso rilancio all'export. Ma voglio dire, io sono stupido, no? Però nel mio piccolo ho fatto dei ragionamenti, sono solamente miei. Io ho detto che se l'Italia uscisse dall'euro, no, attraverso una manovra che non ci penalizzasse più di tanto, potremmo diventare una piccola Cina europea, potremmo, noi la capacità di fare l'abbiamo, noi il know-how lo abbiamo, probabilmente se incentiviamo anche qualcheduno che vuole smettere di fare il disoccupato per convenienza, no, riusciremmo a produrre tanto da poter, non dico sommergere la Germania, per l'amor di Dio, ma crearci una nicchia a livello europeo e anche oltre i confini europei, che potrebbero far ritornare l'Italia a quello che ha detto il Napolitano ieri l'altro, cioè un secondo boom economico. Il boom economico lo hai quando riesci a gestirti i tuoi interessi, vi ricordate quando c'era il coso, la svalutazione che girava intorno a 12-13% l'anno, no? I BOT, i CCT ti davano, sì, 17-18%, girava tanti di quei soldi, che era una cosa incredibile, e quanta gente lavorava. Oggi noi siamo penalizzati perché è l'Europa che ci vuole penalizzare, perché è l'Europa che ci ha strangolato, perché sono le banche che ci hanno strangolato, e tutto un susseguirsi di sfruttamento a livello di tutto, di tutti. Loro hanno voglia di dire: ah, ma l'Italia ce la farà uscire dalla crisi, la minchia. Adesso hanno rispolverato il vecchio SACE, no? Il SACE che cos'era? Era quell'istituto italiano che lavorava a livello internazionale, per cui ti doveva assicurare e garantire il buon fine di un'operazione in qualunque stato a rischio, no? Sai quanto ci è costato, quanto ci costa la reintroduzione del SACE, che è una cosa spaventosa, e non c'è nessuno che va a rappresentare l'Italia in determinate nazioni dicendo: guardate, noi siamo in grado di fare questo e questo a questo costo. Il SACE impone dei personaggi formati da loro, che costano all'erario una cifra spaventosa, non portano a casa niente, perché sono tutti dipendenti delle ambasciate. Io ho frequentato tantissime ambasciate, da quelle del Cairo fin giù agli stati più neri dell'Africa, come quelli del Medio Oriente. Chi è in un'ambasciata fa il signore, vive bene, ha i container di viveri che arrivano dall'Italia, dove c'è dentro di tutto e di più. Quindi il rappresentante del SACE, che dovrebbe andare in un certo mercato e potrebbe entrare in competizione col mercato giapponese o quello cinese, non ci va nessuno. Questa è l'ultima invenzione che ha fatto il signor Monti un mese e mezzo fa. Beh, insomma, alla prova, alla fin dei conti, quello che capisco, siamo sempre noi che dobbiamo pagare tutto.
insomma, è così da che mondo è mondo. Però vedi, c'è maniera e maniera di pagare, no? Allora io sarei contentissimo di pagare una tassazione giusta, no? Cioè, però tutti producessimo, e noi siamo in grado, io ho fatto il venditore di tutto in Medio Oriente, di tutto. Io mi sono scontrato con i giapponesi, mi sono scontrato con i cinesi, mi sono scontrato con gli inglesi e mi sono scontrato con i francesi. Allora il mercato internazionale cosa ti dice? Devi pagare per vendere, va bene? Questo è il sistema americano, no? Sì. Però a un certo momento la gente sa, soprattutto l'arabo, prima che arrivasse al Qaeda, sapeva qual era la capacità di lavoro degli italiani e lo preferivano, tant'è vero che le grandi industrie, l'Ansaldo, ad esempio, io ho vissuto 5 anni in Yemen, l'Ansaldo ha costruito 2 centrali elettriche, perché quando hanno trovato il petrolio dovevano portare il greggio dall'interno del paese, cioè a 300 km in linea, credo diventa molti di più, e occorreva la corrente elettrica per far funzionare le pompe, no? E avevo preferito l'Ansaldo a differenza di altre nazioni, perché noi siamo italiani, perché noi abbiamo sempre avuto un ottimo rapporto con il popolo arabo. Tutte quelle che sono state le pipeline, migliaia e migliaia di chilometri, la fornita la Dalmine, perché solamente gli italiani, a diversità dei francesi e della Elf, erano in grado di fornire una tubatura non saldata e delle curve che a un certo momento gli altri, sembra una cazzata, una fesseria, un tubo curvo, è un tubo curvo. Però c'è una tecnologia di dietro che solamente gli italiani hanno sventato e continuano a sfruttare. Questo è un piccolo escursus di quello che dico che potremmo fare e abbiamo fatto. Se vi ricordate il gasdotto che è partito dai pozzi di Hassi Ben Saoud in Algeria, che ha portato il gas in Italia, quello è tutta tubatura Dalmine. Quella che è venuta dalla Russia, in parte, tutte tubature fatte in Italia. Noi siamo dei grandi, non siamo mai stati governati da persone serie e competenti, perché a un certo momento un avvocato, che ha sempre fatto l'avvocato, non si può intendere di mercati internazionali. Poi io cazzo quando racconto queste cose, scusatemi perché alzo la voce. No, Michele, ma alla fine, cioè, in fin dei conti, c'è cioè, tutta questa gente qui, da quando le abbiamo sempre lette noi popoli, insomma, non è che le ha letti qualcun altro, lo so. Si facciamo ragionire, si facciamo prendere per i fondelli, si fanno le leggi ad hoc e tutte queste cose qui. Cioè, per questo io dicevo, a questo punto bisognerebbe dare una dimostrazione di forza da parte di tutti i cittadini che vanno a votare, perché il nostro strumento maggiore sono le elezioni, cioè quello lì che ci permette di scegliere, di dire qualche cosa, perché come vi dicevo prima, se con il referendum noi chiediamo Rosario, con cosa... il referendum non siamo mai riusciti a ottenere niente. Con il referendum avevamo fatto un referendum che vietava la cosa di dare denaro ai partiti, no? Loro hanno girato la legge, sì, ma i nostri referendum sono soldi buttati dal vento, punto. No, purtroppo il guaio italiano comincia quando c'è stato manipolato, che sono spariti i partiti, quelli veri, che erano partiti, che erano nati attraverso le scuole di partito, dove c'era qualcuno che insegnava come si faceva politica. Oggi per me l'unico personaggio di sinistra o pseudo tale che andrebbe preso in seria considerazione è il Renzi, è quello che ha detto rottamare i vecchi politici, e ha ragione. Come si fa a sopportare dei soggetti che sono da 45 anni sulla scena politica, che ripetono sempre la stessa cosa e oggi vanno tutti nelle cliniche per rifarsi fare una virginità? Ora, non può il signor Casini, Pettini o qualunque altro cambiare il simbolo al partito pensando che l'elettore capisca che quello è il nuovo che arriva. No, è il vecchio che dilaga, no? E non cambia assolutamente niente. Caro Rosario, potremmo fare 10.000 referendum, ma fin tanto che questi signori non si tolgono dai piedi, l'Italia rimarrà sempre zoppa, non c'è niente da fare. Noi siamo stati penalizzati dalla classe politica, siamo stati sempre mai governati, sempre, perché la classe politica ha sempre cercato il proprio interesse, punto. E l'italiano è sempre stato il cretino che ha pagato. Ma vi ricordate quando era il soccorso invernale? No, voi non lo sapete. Alfredo, tu quanti anni hai? Scusami. Alfredo. 60... è a 64. Alfredo. 63.
63. Allora è giovane, un ragazzino. Il soccorso Alfredo è presente, ma sembra assente. Alfredo, io o non sente o si è addormentato. No, no, ma lo ma vedo quello sveglio. Che voglio dire. Vai, Michele. Italiano. No, non c'è collegamento per lui. No, perché c'è anche abbastanza buono. Lo vedo in linea. Sì, anch'io lo vedo in linea. No, allora volevo riallacciarmi al discorso. Io parlavo del referendum, ma appunto per questo, perché soprattutto io stavo dicendo. Volevo riferirmi a questo. Cioè, appunto quello sull'acqua, che è stato l'ultimo sul nucleare, l'acqua, se non sbaglio, eccetera. Ecco, non serve. Allora era quello proprio il mio discorso, arrivare a finire. Che quando ci saranno le politiche, a questo punto bisognerebbe che tutti gli italiani, con lo strumento delle elezioni, 70-80% come minimo, votasse scheda bianca. Andare lì, dire io voto, però non voto questa classe politica. Cioè sarebbe una grande dimostrazione. Allora a questo punto è meglio una rivoluzione. No, le rivoluzioni non mi piacciono, sono troppo violente. No, ma voglio perché dire, muore sempre il giusto per il peccatore. Se votiamo tutti scheda bianca non risolvi il problema, non c'è un governo che può governare. C'è ancora Monti. Il problema, sì, ma infatti il fine ultimo di Monti è quello di spaccare quello che rimane del PDL, no? E poi mettersi d'accordo magari con Berlusconi o un altro soggetto strano che ancora non ho identificato per poter poi dopo presentarsi lui come nuovo il nuovo che avanza. Il nuovo che avanza, ragazzi, è tutto vecchio. Infatti lui è un uomo del Bilderberg. Stavo dicendo che l'Italia, gli italiani, noi italiani siamo sempre stati mal governati. Io ricordo negli anni 60, 50, cavallo fra 50 e 60, che era il soccorso invernale. Il soccorso invernale cos'era? Era una tassa che capitava sempre la domenica. Allora, se andavi al cinema, era soccorso invernale, era un aumento del prezzo del biglietto. Se andavi sul tram, era soccorso invernale. Tutti quei soldi sono sempre serviti, ma non si sa far che cosa. Poi era la cassa del mezzogiorno, ma quanto hai cassato il mezzogiorno attraverso quello che hanno prelevato dalle tasche degli italiani del centro nord? Per risolvere che cosa? Un tasso di risolvere niente. Prego? Per risolvere nulla. Per non risolvere nulla, certo, per non risolvere, perché l'Italia sarà sempre in quelle condizioni. Allora viva la Cecoslovacchia che a un certo momento ha trovato un sistema di spaccarsi in due. Vero. Ma io non credo in questo. Io credo non che c'è una classe politica di rincalzo. I nuovi politici non hanno nulla da dire, perché oggi fare il politico è un'attività, un mestiere come fare il panificatore, la stessa cosa, solamente che il panificatore ci fa un mazzo tanto, no? Per sopravvivere lo guadagna da mettersi da parte qualche liretta. Il politico invece no, come entra al Parlamento comincia a prendersi i suoi emolumenti che sono 18, 20, 22 mila euro al mese, punto. Beh, sono queste cose che bisogna cambiare. Ma come fai a cambiarle? Siamo sempre lì, Rosario. È il gatto che cerca di mordersi la coda, o il cane, no? Esistono se non hai una classe politica di rincalzo, non fai niente, non fai nulla. Scusate, volevo introdurre proprio questo discorso, ma infatti quello che sta succedendo in questi giorni con queste pseudo, la colpa è sempre degli anarchici, ricordatelo, la colpa è sempre degli anarchici. Io le ho detto un'altra storia. Appunto, ma siccome gli anarchici, quando succedono queste cose, Maurizio, è una cosa seria. Questi sono solamente delinquenti e basta. Ma no, non sono delinquenti, Maurizio. Questi qui, qui torniamo. Ma no, Maurizio, torniamo sempre al solito discorso. È una strategia messa in atto. Questa è una messa in scena. Questa qui stanno cavalcando la crisi perché hanno paura che veramente possano, che la gente possa ribellarsi. E allora è meglio inventarsi le brigate rosse, gli anarchici, i movimenti di estrema destra. Tutti insieme. No, qui non ci sono più, sono morti. No,
No, ma il movimento del tremo ha detto dove sono. Ascolta, quelli non accavalcarsi perché non capiscono nulla. Quelli sono esattamente... una vecchia come il mondo immaginarsi gli spauracchi quando si è in crisi. Scusa, cosa fecero nel 69, quando il 12 dicembre del 69 scoppia la bomba a piazza Fontana a Milano, poi succede la stessa cosa a Roma. Ecco, alla fine, dopo non so quanti anni, non riesco a fare i conti, sono passati più di 40 anni, non si sa nulla. I servizi segreti che erano coinvolti, ma come erano coinvolti, no? È sparito tutto, le colpe sono venute fuori Valpreda, poi è venuto fuori Sofri con la lotta continua, poi sono venuti fuori tutti gli estremisti di destra, eccetera, eccetera. In realtà era un giochino, il giochino quello di dare la colpa agli estremisti, perché in questo modo potevano, quindi la strategia della tensione creata ad hoc, proprio per spaventare la gente e votare il moderato, no? Quindi si è, oggi l'equivalente è andiamo a votare Monti o Casini, non so se mi sono spiegato, no? Siamo sempre lì. Tutta questa roba qui, secondo il mio parere, è tutta architettata. Dietro sanno tutto, perché è possibile che in un mondo così tecnologico, nel 2012, web, che ci possono controllare tutto, l'IP, la password, eccetera, non sanno chi sono? Ma io non ci credo, non ci posso credere, perché allora abbiamo una polizia di fessi, cosa volete che vi dica? Sono dei perfetti imbecilli, perché scusate, all'età di 62 anni ne ho pieni i santi coglioni, no, di essere preso in giro da questi pezzi di merda che ci governano da 60 anni, da quando... Allora è meglio che venga su una dittatura, porca miseria, non mi interessa se di destra o di sinistra, che mazza a destra e a sinistra, mi piglia tutti fuori dai coglioni. Perché signori, noi non contiamo più niente, noi siamo semplicemente per questi personaggi che controllano il mondo, e mi riferisco alla massoneria, che la massoneria non è semplicemente un'associazione di persone che si trovano, gente che hanno i soldi, che si incontrano. No, questi si incontrano per decidere il destino di milioni di individui. E questa è la cosa drammatica. Noi siamo dei limoni. Quindi per cui in un paese dove come da noi sta succedendo quello che sta succedendo, adesso tirar fuori gli anarchici e gli estremisti di destra e le brigate rosse, fa comodo, è comodo, perché la gente si spaventa, perché la gente normale, anche se è disoccupata, diceva ma che violenza, certo che è violenza, cavolo, ma se fosse vera questa cosa qua, se fosse veramente una cosa vera, non c'è bisogno delle brigate rosse, perché stavano assalendo l'agenzia delle entrate, e lì non erano brigatisti. Lì è la gente incazzata, è questo che dico ai politici, siete andati, non che state andando oltre, siete già andati oltre. Ora tornare indietro è complicato ed è difficile. Io che dovrei dire teniamo i nervi saldi, non posso dire teniamo i nervi saldi perché non ho gli strumenti per farlo. Che strumenti ho? Sono un precario anch'io, sono prossimo alla pensione come tanti, chissà quando la prenderò, se la prenderò. Ma dite a una persona che arriva a una certa età di stare calmo, no, scusate, e poi penso a quei milioni di giovani che hanno 30 anni, cosa faranno? Me li do un consiglio, andate via da questo paese di merda, questo è un paese di merda, bisogna... Non è vero che è un paese di merda, non è un paese di merda, perché i posti di lavoro ci sono, sai quanta gente rifiuta il lavoro? Sai quanto prende un pungitore di provincia di Parma o di Modena, che è chiaramente un indiano Sikh? Hai un'idea di quanto prende? Prende 3.000 euro al mese. È possibile che non... no. Maurizio, prego? Ma quanti ne occupi di questi? Quanti ne occupi? 100.000? Vabbè, cominciamo a farlo qua, a occupare quelli. Ho capito, ma hai messo il dito su quel... pane in Italia! Non c'è più nessuno che fa il pane, importiamo il pane precotto dalla Romania, ma ti rendi conto? Perché in Italia, certo, non c'è più nessuno che fa il pane tutto questo. Chi l'ha voluto? Chi l'ha voluto? Ma tu sai quanti microimprenditori ci sono da fare? Quanta occupazione a centinaia, a cento per volta? È come le lire, per fare i milioni ci vogliono i centesimi, no? Ormai c'è uno strato sociale che non vuol più lavorare.
vogliono solamente il lavoro impiegatizio. Chi va in catena di montaggio? Nessuno, perché non ci sono più le catene di montaggio, le hanno portate fuori, le hanno portate all'estero, hanno tutti delocalizzato. Cercate per impedire la delocalizzazione insieme ai governanti. Perché in Francia c'è una legge che impedisce c'è la disoccupazione, no? È inutile che stiamo qua a discutere. Io conosco gente che è disposta ad andare a fare. C'è gente disposta ad andare a fare le pulizie, ma non li assumono perché non li servono. Hanno gli extracomunitari, mi costano la metà. Successo a Bologna l'altro giorno. Il becchino che è andato a fare il becchino, uno voleva fare il becchino in un comune lì dell'Emilia Romagna. No, non l'hanno preso perché era italiano, no? Perché secondo il comune era degradante. Allora c'è pa un islamico, va bene, o comunque cosa, un extracomunitario. L'Italia va rifatta, bisogna buttarla per aria come quando si rifanno i materassi, la stessa cosa. Siccome qui bisogna fare una rivoluzione, ma non la solita rivoluzione che poi dopo il posto migliore lo prendono quelli che non hanno fatto un cazzo, come nel 68. Nel 68 chi ha combattuto, che si è rotto il culo e sono stati in galera, non hanno ottenuto niente. Poi ci sono stati invece i signori come Mieli, Liguori, che l'alter farlock lì che sempre parla di calcio da Mughini. E quelli lì, quando io ero in via Marino, che hanno mandato la gente Giuliano Ferraro. Lasciami parlare. Quei signori, quando a via Belotti a Milano il figlio di Loi ha tirato la bomba a mano e ha ammazzato l'agente Marini, no? Questi signori qui che oggi mi insegnano che cos'è la democrazia, erano dall'altra parte. È la cosa che ti fa vomitare, la cosa che fa vomitare. Non mi insegna assolutamente niente. Non mi insegna. Peggio. Se pensi al figlio di Don Acaten, cosa faceva? E quindi questi hanno fatto i moralisti, cioè sì, fanno i moralisti, dire... lo fanno da 20 anni, lo fanno da 20 anni, certo. I moralisti, come fa il moralista. Infatti... anche Sofri fa il moralista, ma Sofri non ha ammesso, io ero in lotta continua, non si è mai pentito. Sì, anche Gad Lerner era in lotta continua, e allora cosa vuol dire? No, ho capito, ma voglio dire, se non hanno fatto, no, voglio dire, se non hanno fatto nulla. Gad Lerner, essendo un diversamente ariano, no? Essendo quello di diversamente ariano, è riuscito a entrare nelle grazie dell'altro diversamente ariano che si chiama De Benedetti, no? Se fosse stato questo giro vizioso, probabilmente Gad Lerner farebbe che cosa? Non lo so. Il cambio valute? Forse. No. Forse va ad Israele, venga a insegnare anche lui tante cose, ragazzi, dai. Perché un italiano normale che ha vissuto un momentino quel periodo e si è fatto le sue valutazioni sa da che parte pende la verità e da dove pende la bugia. L'ho vissuta in pieno con le ragioni. Ascolta, quando io sento parlare di anarchia negli stadi, quando sento vedere una A tracciata su un muro che è anarchia, quella è merda. L'anarchia è una cosa diversa. Io ho avuto un insegnante di anarchia, che era un maestro, un professore di ginnastica qui di Bergamo, no? E il segno distintivo degli anarchici, quelli veri, quelli che non vanno d'accordo con un altro anarchico, qual era il segno distintivo? Quel bellissimo fiocco nero che avevano sotto a mo' di cravatta, no? Bel fiocco nero, vaporoso, grande, che sembrava la sciarpa, no? Esatto. Prego? Fredo, intervieni un attimo tu, vediamo, così adesso ci stai sentendo. No, ma io adesso poi devo lasciare perché ho... Vieni, stai addormentando, Fredo. No, il problema dell'anarchia è completamente, condivido perfettamente con quello che avete detto. No, quello che ho detto io, è che Michele ha detto una roba diversa. L'anarchia, no, quello che dici, Maurizio... L'anarchia è una cosa seria. Io condivido pienamente cazzo. Dai. Tutto quello che si vede esternamente è dovuto, è lo spauracchio che si crea. Mi faceva venire in mente, quando si parlava di spauracchi, i preti che minacciavano l'inferno a chi non votava DC. Siamo rimasti allo stesso punto, non si è andata avanti di un millimetro. Il problema dei politici sono finiti con
con Berlinguer, che sono finiti con anche quelli della DC o anche Almirante, innanzitutto avevano un concetto di rispetto. Adesso si fa gara a insultarsi uno dall'altro, che è una cosa... Bravo, hai ragione, bravo. È vero. Schifosa, schifosa. È vero. Io ho assistito a dei comizi quando la televisione era la televisione, non usciva una parola che non fosse di rispetto verso l'altro, Almirante verso Berlinguer, Andreotti verso Berlinguer o ad altri. Non esistevano queste... Adesso è diventato un troiaio che non ha più nessun limite, perché è fatto da troie e da persone che non hanno la minima idea che cosa sia la politica, perché non l'hanno mai fatta, perché non l'hanno mai vista, perché non l'hanno mai studiata. Come gli attori e i cantanti adesso, che valore hanno? Nessuno, perché non hanno nessuna, come si dice, non hanno fatto dell'esperienza, è quello il problema, è quello il problema. Ma questo è uno dei mali della società italiana, Alfredo? Eh? È uno dei mali della nostra società. Certo, il pressapochismo, il pressapochismo, e basta, non è niente. Se una persona fa audience, le diamo quanto? 10 milioni di euro al mese? Avanti, buttiamo via i soldi anche quello. No. Poi tu prima hai detto... Non sa neanche parlare italiano, o non sa, ma che questo sarebbe il meno, non ho la minima idea, ma infatti spariscono nel giro di una stagione, ed è questa la giustizia dell'arte. Il fatto che noi siamo ancora dipendenti del Vaticano. Ma noi se dobbiamo... lo bombardassero, facessero saltare, ma no, vedi, sarebbe risultato positivo. Credo c'è stato un personaggio che intorno al 1927-28 ha coniato una frase storica, che era Marinetti, che ha detto che se l'Italia deve andare bene, ma basta svaticanizzarla. Perfetto, ma aveva visto giusto. Il Vaticano deve emigrare, deve andarsene fuori dalle palle, e questi cardinali devono intromettersi in quella che è la politica della nazione Italia. Loro devono fare la loro politica, che è quella di andare a recuperare le pecorelle smarrite. Sapete quanto ce ne sono? Però ecco, non dico che non ci sia. Io come ateo posso però concepire che esistono dei preti che sono dei santi, e sono tutti quei preti che la Chiesa ha emarginato. Certo, è vero. Che hanno dato la vita per i poveri e per gli ideali politici della sinistra. Sono stati sputtanati tutti, perché la Chiesa difende i pedofili, difende quelli che fanno cose obbrobiose, ma basta che ubbidiscono al Vaticano. Quando invece il prete fa il prete, cioè al servizio del prossimo, quello è un emarginato e nient'altro. Condivido perfettamente quello che hai detto. Perché i miei antenati sono stati perseguitati dal Vaticano. Esatto. No, cioè sta questo mio antenato, si chiamava Alessandro Minardi, era stato condannato all'impiccagione dalla Sacra Consulta, perché noi proveniamo da Ravenna, Minardi arriva da Ravenna. Quando la Romagna era sotto lo Stato Pontificio, a questo nostro antenato fu trovato in casa un fucile da caccia e un mazzo di carte. Ma erano un mazzo di carte taroccate, dove il re era il cardinale, la regina era la badessa e il fante era il vescovo. Per questo era stato condannato a morte, è riuscito a scappare e è riuscito a portarsi a casa, a conservare la sua vita. Comunque, vedo che siamo un momentino tutti sullo stesso piano ideale, no? Vorremmo un'Italia diversa, però purtroppo noi tre o noi quattro non riusciremo a fare assolutamente niente. Al limite possiamo stare a blaterare, a raccontarci tante belle cose, tante belle idee due volte alla settimana, però ci troviamo contro questo muro, no? Che non ci permette di poter fare capire a chi ci governa che dovrebbero farlo in maniera diversa. Punto. Qui vicino a dove abito io c'è un paese che si chiama Inversago.
Il bersaglio oggi è importante perché da sempre ci abita il presidente dell'Inter, Moratti, che ha una bellissima villa. Di fronte alla villa di Moratti c'è un'altrettanto bellissima villa, che era una villa bellissima, ma 40 anni fa, che era il centro studi del Partito Comunista Italiano, dove venivano formati e forgiati i nuovi dirigenti del PCI Lombardo. I famosi Ora, questa quadri, casa, prego? che li chiamavano i quadri, no? Scuola di quadri. Sì, certo. Oggi questa villa è in disarmo, come in disarmo quel partito di Bersani, come in disarmo il partito di Berlusconi o quello di Fini. Voglio dire, io che non sono un politico, ma ho frequentato tanti politici, mi sono reso conto che se non c'è una formazione di base, non puoi fare il Non fai politico. L'unica niente, non fai niente. formazione Si politica. iniziava andando in giro a vendere l'unità, innanzitutto. Sì, ma E voglio dire, questo era, Alfredo, ci dava la possibilità. l'ultimo partito vicino a noi che aveva una scuola di formazione dei quadri, bene o male, era la Lega. Sì? Certo. Qui a Bergamo ci sono due o tre scuole di politica della Lega. Adesso non so se esistono ancora o con quel marasma che è successo se le hanno chiuse o dovranno chiuderle. Però lì c'erano delle persone che insegnavano a far politica sul territorio, dove? Nelle osterie, dove i vecchi a un certo momento si radunano a giocare alle bocce. Qui vuol dire fare la politica sul territorio. La politica non si fa solamente a Roma. Se vuoi i voti, se vuoi essere eletto, se vuoi essere credibile, devi avere a un certo momento la riconoscenza e la comprensione dei tuoi cittadini. Guarda, a Bologna, in Piazza Maggiore, io abitavo a due passi. Qualunque ora tu andavi, trovavi i crocchi delle persone a parlare di politica. Negli ultimi 30 anni questo è sparito completamente. Ma Alfredo, questo era anche a Milano. Milano, in Piazza del Duomo, io ho abitato a Milano fino al 1962, no? Fino al 62, alla sera, qualunque sera, e che facesse freddo, che facesse caldo, c'erano quei gruppi che parlavano di politica, che erano di tutte le estrazioni, però mai nessuno si è insultato. E addirittura c'erano anche degli incontri, scontri verbali, a cui era Certo. piacevole assistere. Hai capito? Ma questa è la Stavo facendo. situazione, però bisogna andare avanti. Sì, Bisogna andare avanti lo stesso. ma Perché vai, anche Michele, se. raccontaci qualche cosa. No, stavo facendo una riflessione. Io sono convinto che il primo segnale che noi potremmo intravedere che stiamo uscendo dalla crisi è quando vedremo i parlamentari che si suicidano. Quando tu sentirai che un parlamentare si è suicidato, è probabile che quello è il segnale che stiamo uscendo dalla crisi. Cioè, è un evento che è un. È stato quel poveretto di La Bologna che moglie si è di. buttato dal suo ufficio, no? Ma perché? Perché aveva qualche problema fisico, poverino. No, beh, quello c'è un problema fisico. Comunque ha ragione Bertolt Brecht quando dice che il ladro non è chi rapina una banca, ma è chi la fonda. Hai capito? Quindi Come? dobbiamo un attimino tornare al discorso del nostro Mariolino Avete Monti. sentito quel caso di questo? Oddio, l'ho letto prima, giù in Meridione è stato eletto, dopo 14 ore è stato indagato. Sì, Non certo, mi... l'ho L'ho letto anch'io. letto prima su un giornale, non mi ricordo. Sì, ma vedi, Alfredo, sindaco di Palermo è stato eletto Leo Luca Orlando. Anche quello. No, ma bisogna andare a leggere, a riscoprire e a rileggere quello che aveva detto Falcone a proposito di Leo Luca Orlando. Leo Luca Orlando è la vecchia mafia che avanza, travestita da nuovo, però è sempre lui. Lui è il primo mafioso siciliano. Quindi se la Sicilia con questi soggetti non riuscirà mai a emergere, non riuscirà mai a togliersi, anche se è una regione a statuto speciale. E allora tanto valeva tanti anni fa, quando era il bandito Giuliano, che diceva che la Sicilia doveva essere il 49esimo stato degli americani. Diamogliela agli Stati Uniti la Sicilia. Ma se Eh sì.
Cioè, Ma io... scusate, anche per un attimino un'altra notiziola che veramente mi ha lasciato sconvolto, no? La ministra Piangina, quella che piangia, La Fornero. Elsa Fornero, no? Che diciamo, ha annunciato, ho visto sul TG di questa sera, che rimette in ballo un provvedimento che, scusate, l'aveva introdotto malamente Berlusconi, quella della social card. L'hai Michele, introdotta tu lei, hai l'hai dei rivista. problemi di audio, non si Ascolta, sente, un attimo, passa. Non non parliamoci uno sopra l'altro, se no la gente non si capisce sente la tua niente. Il voce. discorso, no, non posso farci nulla. Non, Rosario, tu mi dici che mi senti bene, vero? Allora, io vi sento bene tutti e tre. Ecco. E sulla web TV andate bene, tranquilli. Benissimo, allora. L'unico problema, mi ha segnalato qualche ascoltatore, è questo accavallamento che facciamo ogni tanto, perché quando su Skype si accavallano le voci vengono distorte. Ok? Sì. Vai Michele, vai. Sì, dicevo semplicemente che la Elsa Fornero ha ritirato in ballo la social card, ma cioè, l'esperimento social card è stato un fallimento, perché chi l'aveva a un certo punto poi quando andava a usarla, questi poveri pensionati che erano proprio sotto i livelli da terzo mondo, questa carta non era carica, quindi vuol dire che i soldi lo Stato non li aveva caricati, vuol dire che non c'erano soldi. Adesso la Elsa Fornero ha reintrodotto la social card, notizia di questa sera, di poche ore fa, con una piccola postilla. Ecco, questo per dimostrare che l'Italia non è uguale per tutti, no? Siamo tutti o di serie A o di serie B. È destinata a coloro che risiedono in città con una città che ha un numero di abitanti superiore a 250.000. Cioè, non so quali sono le città che superano i 250.000. Milano, Bologna, Napoli, Roma, diciamo i capoluoghi di provincia più grossa, perché Bergamo, che è una grossa città, però Bergamo fa 100, se non sbaglio, 150.000 abitanti, quindi dico Bergamo per dire Lodi, la stessa cosa, no? Questa è già una mossa stupida. Da una persona che si reputa così intelligente, questa è una mossa stupida, è un imbecille, perché una persona che fa una cosa del genere e si reputa economista è una deficiente, perché deve capire che una volta, quando i politici parlavano, no? Erano incomprensibili, perché il loro linguaggio era alto. Quindi noi poveri mortali, eri lì che ci spremevamo le meningi per capire quello che stavano dicendo. Però quelli Il erano intelligenti, politichese. perché quelli sapevano cosa dicevano. Oggi il politico usa il politichese, che l'italiano capisce perfettamente, perché l'italiano non è più imbecille, e l'italiano è conscio che quel politichese, quel politico, usando il politichese non sta dicendo nulla, tant'è che l'italiano lo sa, ma quello che parla non lo sa. Ecco, quindi abbiamo gli scilipoti, quell'altro che appare sempre quello, scusatemi, dovete concedermi una licenza, quello che considero il figone, tutto bianco con i baffi, non ricordo il nome, È stato eletto in Svizzera lui, eh? non so come si chiama questo. A me, quando vedo questi personaggi che sono ignoranti, non sanno un articolo della Costituzione, non conoscono neanche le leggi del paese in cui vivono e fanno i deputati. No, ma, domando, come ci si fa a far rappresentare da gente del genere? E poi è chiaro che poi vengono fuori gli assalti all'Agenzia delle Entrate, perché la gente è esasperata. Chiaro che state tranquilli che non succederà nulla, perché ci pensa sempre il buon Mario Monti, no? Che tanto loro sono. L'importante è avere sotto controllo il potere, no? Il potere non solo lui, il potere è una cosa che si gestisce a un livello molto più alto. E sicuramente questa degli attentati, ribadisco, è una mossa voluta, calcolata, dove prima o poi verrà fuori qua, andranno a pigliare quei 4-5 fessi che si sono sempre dichiarati anarchici, ma che di anarchia non ho mai capito niente, perché l'anarchico vero. Prima la violenza proprio non sa neanche dov'è, perché non, la aborra, cioè non è in un anarchico quello di voler fare una rivoluzione armata, mai. È proprio una cosa. Ecco, siccome questo lo sappiamo, io so benissimo invece che questa è una mossa dei poteri forti, poteri
poteri forti sono i servizi segreti, chi li gestisce, il potere economico che non vuole rinunciare al suo lenzuolo. Il lenzuolo deve stare dalla sua parte e non dalla parte degli altri. Ma è logico, Michele. Gli attentati sono sempre serviti a questo. Guardate cosa è successo in America con Sacco e Vanzetti, no? Ma erano due fascisti come quelli per scagliare tutto l'odio verso gli italiani. Certo, scusate un attimo, posso intervenire? Posso intervenire su due cose? Certo. Allora, per quanto riguarda i servizi segreti, se la gabbizzazione di questo dirigente dell'Ansaldo, il capo del Copasire e D'Alema dovrebbe sapere qualcosa, no? Scusami, molto probabilmente è vero quello che dibattevano qualche ora fa in televisione, dicendo che questa è la mano della mafia russa, perché l'Ansaldo sta facendo un sacco di dismissioni di centrali nucleari negli ex paesi Unione Sovietica e ne sta costruendo delle altre. Punto. La storia di Sacco Vanzetti è un'altra porcheria americana. Quando in quegli anni, la cosa bisogna capirla, via saperla, Michele, quando in quegli anni uccidere un italiano, un immigrato, non era reato, anzi, c'era questo signore che poi dopo è diventato un grosso esponente dei repubblicani americani, era quello che incitava l'odio razziale, no? Quindi Sacco e Vanzetti sono stati immolati, no, da innocenti, questo gli Stati Uniti lo hanno riscoperto quanto 10 o 12 anni fa, no? Ma la pena che hanno provato certi emigranti italiani negli Stati Uniti è una roba che è orribile, cosa che qui in Italia non si è ripetuta, ma neanche nei confronti di chi ha violentato donne e ragazzine, e mi riferisco agli extracomunitari, no? La nostra emigrazione, e io qui mi sono scontrato verbalmente molte volte col mio amico onorevole che tu conosci bene, no? A certo momento la nostra emigrazione era fatta a livello di animali, cioè se tu avevi tutti i denti sani in bocca, se non avevi delle deficienze, se riuscivi a camminare e a deambulare, potevi partire col passaporto rosso. Il passaporto rosso oggi lo usano gli esponenti parlamentari quando vanno all'estero. Allora era segno distintivo degli emigranti per penalizzarli e umiliarli ancora. Soprattutto quando arrivavi in America, no? Ti facevano la prova del dito, no? Attraverso l'ispezione anale, che è la cosa più umiliante che un essere umano può provare. E poi ti mettevano in cosa lì, in quarantena, perché eravamo tutti infetti, certo, non avevamo né l'acqua né il sapone per lavarci. E l'Australia, questo sistema del dito, l'hanno usato fino al 1969 o 70. Hai capito? Questa è stata la diversità dell'emigrazione italiana verso i paesi dove poter sopravvivere e la diversità che noi concediamo a questi signori di venire in Italia e fregarsene di quelle che sono le nostre leggi. Io a questo punto faccio un piccolo inciso, non posso amare i rumeni. Perché? Perché i rumeni due mesi fa mi hanno svaligiato completamente la casa, mi hanno portato via più di 100.000 euro di robe che avevo faticato io e mia moglie a un certo momento a metterci da parte. Quindi io non sono un razzista, anche se poi fondamentalmente lo sono, perché razzista, ragazzi, è la natura, non l'uomo. La natura impone il negro da una parte, il giallo dall'altra, il rosso qua e il bianco qui. Quindi prima di me razzista è la natura. Io al limite poi posso essere xenofobo, hai capito? A me il rumeno sta sui coglioni perché mi ha svaligiato la casa, punto. Dopo aver denunciato chi è stato dando indicazioni precise ai carabinieri, non hanno fatto niente, anzi, per poter accertare, per poter accertare se il mio vicino mi aveva raccontato la verità, il giorno dopo che ho fatto la denuncia sono venuti e si sono presentati con il lince è quel mezzo semi blindato che usano in Afghanistan, e qui dal mio vicino sono venuti con il lince 6 carabinieri. È una cosa che è esagerata, secondo me. Ditemi tutto, Alfredo, vai. No, volevo parlare un attimo, poi chiudo perché io sto lavorando adesso, non sono a casa. Innanzitutto vi ho mandato, chi lo vuole scaricare, una cosa estremamente interessante. Maurizio Vanzetti, non piangete la mia morte.
È l'ultima lettera che ha scritto Vanzetti ai genitori. Due, io seguo da un po' di tempo Chi l'ha visto e anche Quarto grado. Ma vi siete accorti che la polizia non è in grado di trovare nulla? Fa delle cose che inaudite, non è capace di fare un rilevamento, non è capace di prendere un'impronta, non è in grado di fare un'analisi a terreno caldo per trovare le prove. Fredo, posso darti una risposta? Vai Maurizio. Allora, io ho fatto cronista di Nera per circa 25 anni, no? Vabbè, facevo il fotografo perché quello era il mio incarico, ma voglio dire, oggi con le nuove tecnologie hanno complicato tutto. Esatto. Una volta il vecchio maresciallo dei carabinieri, 90 volte su 100, nel giro di 24 ore ti beccava il colpevole di un assassino, di un omicidio o di un furto con scasso o con una rapina in banca. Oggi, con la storia che devono arrivare i rischi, no? Parto da Roma, che devono prendere queste impronte, complicano terribilmente le indagini, per quello non vengono mai a capo tu vedi quello che è successo in provincia di Bergamo, quella ragazzina che è stata assassinata quando è stata 2 anni fa, la Yara Gambirasi. Probabilmente se le indagini le conducevano i carabinieri di Ponte San Pietro, che per competenza erano i responsabili, il responsabile marocchino, italiano o francese, lo prendevano nel giro delle 48 ore. Lì soprattutto, oltre ai rischi, il grosso casino l'hanno compiuto i magistrati inquirenti, perché il magistrato che ha portato avanti questa indagine non è all'altezza, perché quando ha fatto sbarcare il marocchino dalla nave traghetto che lo riportava in Marocco, che strano, si è dimenticata di fare e sequestrare e portare a terra, che cosa? Il furgone bianco e l'automobile del signore. È così, io vi lascio ragazzi. Ciao, vai a lavorare. Bene. Vado a fare il mio giro di controllo. Bravo. E se siete qua fra un quarto d'ora ci salutiamo. Ma adesso penso che possiamo anche per questa diretta concludere, e gradirei che Michele insomma tirasse un po', ci facesse un po' la conclusione di questa serata che è importante. Sì, mi spiace per questi problemi tecnici, speriamo che sicuramente miglioreremo, ma credo che avete capito come vorremmo condurre questa trasmissione tutti i venerdì. Prendiamo la settimana e analizziamo i fatti, e poi è chiaro che spesso succede che parliamo delle stesse cose, ma d'altronde questi sono gli avvenimenti che abbiamo sotto mano. Vi prometto che potremo parlare anche di qualcosa che non è sempre la solita cosa. Questo poi è una cosa che rivolgerò poi in privato a Maurizio, che appunto è molto esperto nei fatti di cronaca avvenuti, dove magari una volta ci potrà spiegare qualche caso eclatante, magari qualche trucco segreto che usavano questi poliziotti e i trucchi che usavano questi cronisti, perché questi erano dei veri cronisti che si consumavano le suole delle scarpe, i tacchi, non come quelli che si di oggi che sono seduti sulla scrivania, aspettano che arrivi in avvenire. A volte questi. Quindi sarà una buona occasione per cambiare magari un attimino il tiro e in modo tale da darvi degli argomenti sempre diversi. Io spero che non vi abbiamo annoiato. Mi auguro che possiate qualche volta magari intervenire sulla chat e darci e porre anche le vostre domande, le vostre considerazioni, e chissà, magari se riusciamo con il nostro amico regista Saiuz, una volta uno di questi, diciamo, di questi telespettatori possono tranquillamente magari essere messi in linea con noi, chissà, adesso vediamo un po' come la parte tecnica, anche perché bisogna riconoscere, questa è una TV che si autofinanzia, quindi qui non ci sono le Mediaset che ci dà i mezzi per andare in onda, qui c'è il bravissimo Saiuz che da solo, veramente da solo, fa i salti mortali, e io lo ringrazio per la possibilità che ha dato a noi di poter parlare. Vi auguro una buona serata e ripasso la linea a Saiuz. Bene, grazie Michele.
Allora, volevo ricordare a tutti gli amici che esiste anche una web radio, quindi potete visitare il blog www.sariswebradio.net e questa trasmissione, questa seconda puntata, possiamo chiamarla così, verrà messa su YouTube. Vediamo se domani o dopodomani al massimo, quindi potrà vedere da YouTube, dal blog o da chiunque linkerà il filmato, quindi non ci sono problemi. Io ringrazio Maurizio Minardi, ringrazio Alfredo Stori, ringrazio Michele Antonelli, ringrazio tutte le persone che hanno avuto la bontà di seguirci, insomma di capire un po' quello che stiamo cercando di fare, perché il motto sempre di Saiuz Web Radio, Web TV, è quello di non far dimenticare, cioè di risvegliare quella coscienza, perché ormai tutte le persone sono sempre lì che dormono, hanno questa coscienza che si è assopita, che non reagisce. Speriamo che chi ci ascolta, chi ci vede con queste trasmissioni che faremo, si risvegli un attimino. Rinnovo anch'io l'appello che ha fatto Michele riguardo all'intervento, perché attraverso la chat di Justin, chi ci segue su Justin, e quando troveremo anche una chat che sia buona da mettere sul blog, potrete intervenire, fare domande e chissà anche poter vedere di organizzarci per portarvi in video anche qualcuno, insomma qualche nostro ascoltatore, videoascoltatore. Bene, ringrazio tutti quanti e vi auguro a tutti una felice serata veramente, perché comunque bisogna sempre pensare positivo, anche non dimenticando quello che ci sta accadendo veramente in Italia. Un caro saluto a tutti quanti e terminiamo qui la trasmissione.